Facciamo carica continua e andiamo avanti con Ape Escape 2, bellissimo, impressionante. Regalati al 36%. Quanto è bella Ape Escape 2. Allora, è il tuo gioco preferito in assoluto è Escape 2? E ora abbiamo Riccardo, gli funziona? E devo esserci dentro. Sì, è poi vicino alla mia console, bisogna assolutamente fare attenzione su queste cose. Quante cose? Non te ho? Ok, non ne ho abbastanza. Possiamo andare avanti? Guarda, ti dico Andrea, Escape 2 era uno dei miei giochi preferiti a PlayStation 2. Ci ho giocato tantissimo. Anche al primo ci ho giocato, l'ho portato in live. Già, è al 100%. Se ti interessa lo puoi trovare su punto esclamativo archivio, che è il mio canale Recon Gaming Zone dove metto tutte le live di tutti i gameplay che faccio. Lo faccio da 3 anni, c'è un bordello di roba, 3 anni e mezzo, sì. Un bordello di roba c'è. E adesso sto facendo Ape Escape 2. Poi farò Ape Escape 3 appena posso. Andiamo? E anche questo lo voglio fare al 100%. Piramide del panico. Prima facciamo tutti i livelli normali e poi passiamo al 100%. 10 su 15. Grazie, Osher. E poi al prossimo nuovo script dirà che il suo rito era un altro. No, era un, no, è uno dei miei giochi preferiti a PlayStation 2, Ape Escape 2. Ci ho giocato davvero tantissimo. Diciamo che sono un po' restio a dire i miei giochi preferiti solitamente perché tanto comunque, insomma, a un momento magari può venire in mente una cosa, in altri momenti può venire in mente altro. Anche se mi viene sempre in mente Devil May Cry 3, quello a prescindere. Però. Allora, guardiamo un pochettino di cose qua. Andiamo con calma. Oh, gruppo d'aria nel disco, grazie mille, grazie. Se interessa entrare. Allora, voce nel 2025. Meglio di Jak and Daxter? Jak and Daxter io ho giocato solamente il primo, che mi è piaciuto, ma cioè, non mi ha fatto impazzire, mi è piaciuto il primo Jak and Daxter. E il 2 a metà, perché mi ha rotto i coglioni. Pizz, è troppo caldo, lo riallungo. In realtà io tanti giochi non li ho giocati su PlayStation, cioè ne ho giocati tanti, ma tanti giochi considerati famosi di mascotte e altro ho mancato tanto su PlayStation 2, ma anche su PlayStation 3. Su PlayStation 1 volevo dire. Vabbè, su PlayStation 3 è un po' di roba, però. Su PlayStation 2 ho giocato tanto, però ho perso anche tanto. Su PlayStation 1 ho perso un sacco di roba, una marea di roba, ho perso su PlayStation 1. Ho giocato davvero poca roba. Ho giocato tanto per la PlayStation 1, ma di roba effettiva non ho giocata così tanto. Stu è entrato nella legione straniera scimmiesca. Teori come GTA per piccoli, Aga Jack 2. No, a me non piace, a me non piace, a me non diciamo cose di cui pentirci, cioè, a me non piace Devil May Cry 2, stiamo calmi. GTA ho giocato per PlayStation 2, ho giocato il... Mi sa che devo volare? No, forse neanche volando ce l'arrivo. Devo fare in qualche modo, non so come, quindi ora vediamo. Con la cassa, con la cassa. GTA su PlayStation 2 ho giocato il 3 e San Andreas. Non ho giocato gli altri. Quindi sarebbe da recuperare almeno Vice City, che per tantissimi è il più bello, tipo. Il sito non era male.
Sì, però non l'ho mai giocato. Quello. Piano, via, 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 piano. Oh, mamma mia. Basta, mi stava fregando. Comunque sì, io adoro Epescape 2. Quindi è impressionante. Però ad esempio Epescape 3 non l'ho giocato. Ti dirò, io di giochi di mascotte, diciamo così, mascotte, platform, cose così, su PlayStation 2, all'epoca giocai davvero poco e niente. Ho giocato a tanti giochi PlayStation 2, però non giocai tantissima roba di questo tipo. Tipo i Ratchet non li ho giocati. Ne ho giocato solamente uno su PlayStation 2 e mi era stato prestato. Gli Sly non li ho giocati su PlayStation 2. Li ho giocati su PlayStation 3 recuperandoli. Ho la collection. Cos'è adesso? Sì, vabbè, aspetta un attimo. Ci si può arrivare in maniera decente? Forse sì. Ammazzato Crash su PlayStation... Crash su PlayStation 2 ho giocato... No, non ci arrivo da qua. Ok, devo andarci da un'altra parte. Crash su PlayStation 2 ho giocato solo... il Brato Cortex, che credo sia il primo della PlayStation 2. Non mi era piaciuto. L'unico che mi interesserebbe giocare è Twinsanity, perché ne ho sentito parlare bene. Ed è l'unico di cui ho sentito parlare bene. Posso solo i boss tutto. Ho giocato tanta bella roba su PlayStation 2, però tante cose le ho perse, le devo giocare, recuperare, mi interessano. Ma la stessa cosa dicasi, anzi, per PlayStation 1 è ancora peggio. Per PlayStation 1, cioè per dire, per PlayStation 2, in un modo o nell'altro, molti giochi li ho giocati e avevo più, diciamo, presa su quello che volevo giocare. Decidevo io. Mentre su PlayStation 1 decidevo tutti i miei genitori, nella stramaggioranza dei casi, mio padre all'epoca, ed era tutto ovviamente masterizzato, prendeva tutto lui, masterizzato / piratato, quindi figuriamoci, era quell'epoca, quindi quello che mi capitava giocavo in quel caso. Nessuno l'ho presa? Ma dove diciamo, Game Boy Color? Guarda, Game Boy, a dire verità pure, non ho giocato mai un cazzo. Per qualche ragione, io... c'avevo Pokémon e stavo a posto. Giocavo e rigiocavo a Pokémon. E non mi veniva l'idea, ma perché non mi compro un altro gioco per il Game Boy? L'unico gioco per il Game Boy che ho giocato, altro a parte, mi hanno regalato tipo Dottor Mario, che avevo un pochettino giocato, non è che mi piacesse, granché. Quello che mi hanno prestato, che alla fine era un regalo praticamente, perché non gli ero più ridato indietro, che era il... come si chiama? Quello che ho portato in live, il Super Mario Land, il primo Mario per Game Boy. Ma Game Boy Advance non ho un cazzo, ho solamente Pokémon Rubino. Smilzo, è davvero buio qua dentro.
Sì, ho avuto Pokémon Rosso, Pokémon Cristallo e Pokémon come si chiama? Pokémon Rubino. Il DS non ce l'ho mai avuto. Ho recuperato roba su quando ho avuto il 3DS, ma il DS non ce l'ho mai avuto. Neanche la PSP, la PSP l'ho recuperata pure molto dopo. Acciaria d'oro. Però sì, diciamo che su PlayStation 2 in realtà ho avuto un sacco di videogiochi. Sono un coglione perché li ho venduti quasi tutti. Periodo in cui non avevo un soldo e volevo comprare dei giochi nuovi. E ho venduto la. Mi ricordo di aver venduto la console. E un sacco di giochi. A un cazzo. Perché sono un coglione. Me ne pento tutt'oggi. Qualcuno me lo sono tenuto, altri la maggior parte li ho venduti. Tra cui anche Escape 2. Porca puttana. Punta sempre sul nero. Punta sempre sul nero. Inclusività. Black Lives Matter. Ma che cazzo? Però sì, ho comprato tanta roba. Però, insomma, sono un coglione. E tanta roba è andata persa. In un modo o nell'altro mi dovrei pure ricordare che cazzo avevo un sacco di giochi. Non mi dispiacerebbe rirecuperarli giusto per nostalgia, però probabilmente alcuni costano pure tanto ormai. Pensate e mangi piombo ora, sì, giustamente. Con la serie di Escape ci sono letteralmente cresciuto. Ancora oggi ci passo giornate intere a giocarlo, soprattutto il 2. Ci sta, io il 2 all'epoca lo giocai tantissime, lo rigiocai tantissime volte. È uno dei pochi giochi che una volta terminato mi viene subito voglia di ricominciare. Ma perché è proprio divertente, tranquillo, piuttosto semplice da approcciare. Ha proprio è comico in maniera molto simpatica. A volte un po' cringe, magari essendo un po' cresciuti, però. È comunque divertente. Ma proprio lo stile è bellissimo. È un gioco PlayStation 2, ma è bellissimo da guardare tuttora. Poi vabbè, ora lo sto giocando su emulatore, migliorandolo un pochettino con risoluzione alta, però è buono di base il gioco. Secondo me ci sta tanto, perché merita davvero tanto Escape. Il 3 non l'ho giocato, ripeto, ma Ape Escape 2 meritava tantissimo. Infatti non giocai tanto il primo, ma giocai tantissimo il secondo. Per quanto comunque il primo pure fosse bello. Ripeto, l'abbiamo rigiocato in live prima di questo e l'ho fatto al 100%. C'è roba qua? No? Che possiamo procedere. Dai, che poi lavori per Apple e ti hai pagano. Mister Maidas si pirata? Beh, sai com'è, non vorrei ricomprare. No, in realtà la PlayStation 2 credo di avercela là sotto. Però sai com'è, non vorrei. Come dire. Ricomprare qualcosa o comprare qualcosa non dando soldi agli sviluppatori o altro, ma tanto agli scalper che chissà che vendono sti giochi, onestamente. È un gioco vecchio, non è un problema, onestamente. Per la roba nuova invece compro. Tipo per Switch. Anche se
ci vorrà un po' finché possa comprare roba Switch, perché la Nintendo è stronza e i giochi non si abbassano di prezzo. Sta progettando qualcosa, si sculaccia. Allora, si sta muovendo qualcosa. Le trappole qua. C'è roba sotto? No, spuntone e basta. Stevie, non so affrontare il buio. Roberts, splendida festa di ieri sera. Nintendaro? No, io non sono mai stato un Nintendaro. La roba Nintendo mi piace. Non tutta, però mi piace. Ma no, non sono stato un Nintendaro. Anche se, e penso di averlo già detto abbastanza volte, mancava tanto così che fosse un Nintendaro. Nintendaro, vabbè, non sono neanche un sonaro, se per questo, proprio per dire. Che avrei passato molto più tempo con Nintendo che con qualsiasi altro tipo di console. Ecco, diciamo così. Corsa? Prossima cosa la Wii. Wii Fit e Wii Ring. Wii Ring no. Devo andare per forza, quindi mi devo muovere. Sì. Wii Ring no. E manco Wii Fit direi, perché tanto è la versione solo portatile. Quella è la Switch che ho preso al collo. Non volevo neanche spendere tanto, onestamente, perché siamo nel ciclo finale di vita di Switch, onestamente. Mi basta quello che è. Non ci vuoi un po' dire l'hai stile gabrone? Potrei provare... Allora, non ho mai provato a streamare... Non ho mai provato a streamare... da cellulare, però potrei pure fare una volta che sono lì, anche solo giusto per così da giù per fare un po' di talk, se vi va. Quella piattaforma in movimento può intimorire un po', ma non preoccuparti, basta fare con calma, salta al momento giusto e andrà tutto bene. Comunque Andrea porto quasi esclusivamente giochi retro ormai, porto anche roba nuova eventualmente, però un sacco di roba retro, quindi porterò un sacco di roba che probabilmente mi piacerà magari. Ciao Momo, buonasera. Mi sono dimenticata di salutare. Non ti preoccupare, non sapevo ci fossi, mi fa piacere. Devo cambiare i pantaloncini. Oh porca troia. Giustamente il gioco va avanti. È perché stavo guardando la scimmia. Ok. Eric, ti prenderò i caro. Ok, questo ce l'ha con me.
Poco? Si muove però la pietra con la power flow. No! Sono troppo distratto, devo fare attenzione. Stavo per morire di nuovo. Mi prenderai il carro e poi scappi? Ah, le ho prese tutte? Sì. Mi accade solo questa. Vabbè, tanto dovremmo rifare il livello per fare il 100%, quindi. Quello dopo è complicato? Non ci ho pensato. Questo è l'atteggiamento giusto. Ma sono porcellino con un teschetto sopra, sono bellissimi. Ci sono anche quelli a carro armato. E ci sono quelli che forma di cacca sopra la testa e basta. Progetto allo stesso livello, by the way, ti ha preso a cazzotti due volte, cavolo. Oh, di nuovo. Oh, c'è subito il boss. Questo è lo scienziato. Minchia, eravamo arrivati vicino al boss, non mi mancava molto questa volta. D'accordo. Finalmente sei arrivato, ragazzo! Io sono l'eccezionale scimmia bianca delle 5 scimmie mostruose! Prima di vendicarmi per ciò che hai fatto ai miei amici, dovrò prendere in prestito quel bebè di scimmia che hai lì! Su, alzamelo! Neanche per sogno! Pesto insolenti! In questo caso non ho altra scelta che... Oh mio Dio! Che diavolo è quello? Ma lì non c'è niente! Ma porca puttana! Ah, c'è pure lui! Questo tipetto è tanto amico tuo che sarà una fantastica fonte di dati sugli umani! Quindi lo prenderemo in prestito per un po'! Tu, dannato, che cosa stai facendo con i nostri pipoci? Ridammelo! Non penso proprio! Se lo rivuoi dovrai prima battermi! Ma questo è impossibile! A meno che tu non riesca a fermare il Mecha Ikaru che abbiamo costruito basandosi... Io lo so che lo guardo anche un po' con gli occhi della nostalgia. Sono così intelligente! Conosco i limiti di Epescape, però è fatto bene in quello che deve fare. E lo fa bene, è un bel platform. È troppo cazzone pure. Il 2 migliora enormemente il 3. È troppo simpatico. Ah, devo pure menare lui, aspetta, giusto. Devo menare la macchina e poi lui. Giustamente. Ho geniale a dire poi, è troppo divertente. È riuscitissimo, è troppo riuscito. Secondo me non è riconosciuto abbastanza per quell'era di giochi con mascotte, platform e cose così. Tutti parlano di Ratchet, tutti parlano di Sly, tutti parlano di Jack and Dexter, ma... Ape Escape secondo me sta lì pure, tranquillamente. Merita altrettanto. Oh mio Dio. Troppo tempo, beh. Oh mio Dio! Ok, non fa solo il giro su se stesso. Ah, di nuovo? Se lasse fare la stessa cosa. Oh, no! Aiuto! Oh mio, mi sono incastrato male.
essere un gioco per bimbi. Erano tanti giochi per bimbi, però bei giochi per bimbi. Ah, poi mi ricordo che su PlayStation 2 giocai il primo Spyro che uscì su PlayStation 2. Che mi piaceva quando ero più piccolo. Avevo 10 anni, 11 anni, più o meno 10 anni. Poi però quando lo giocai, quando ero un po' più grande, ci provai e dissi: minchia, che schifo. Quello Enter the Dragonfly. Quello Spyro è brutto, mamma mia. La trilogia del PlayStation 1 è bellissima, quello. Niente, ti dico. Mi senti? Non dobbiamo fare altro che trasferire i dati sugli umani dallo scimmiottino al laser letargia. Il laser letargia? Ehi! Hey, hey. La selenergia, cioè c'era l'oro, c'era l'oro. Ikari, recupera Pipoci nel minor tempo possibile. E ora mi faccio il mio segno dell'orologio. Un attimo, insomma, dov'è? Però lo prendiamo. Il laser letargia. Che terribile invenzione. Dobbiamo bloccare a tutti i costi le birbonate di Spectre. Ma quindi lo sai cosa fa? Perché non è che l'ha spiegato cosa fa. Cioè, lo puoi immaginare, diciamo, dal nome, però. Ha vinto. Hai vinto una paura scimmiesca. Monkey Taro, da parte 4. Dopo aver finito il dango, Monkey Taro decide di seguire il ragazzino per il momento, visto che non aveva idea di dove trovare l'orco. Poi il ragazzo incontrò un cane e poi un fagiano, entrambi sembravano in difficoltà. Il ragazzo diede un delizioso dango a ciascuno e li aiutò a trovare la strada. Monkey Taro fu molto colpito dalla gentilezza del ragazzo. Avevo i mini giochi bellissimi, Andrea. Ah, ricerca di Natsumi? Oggi ho scoperto un fatto incredibile. Queste sono nuove, non le avevo mai trovate per ora. I pesci guerrieri portoghesi o meduse elettriche sembrano essere singoli animali, ma ciascuno è formato da centinaia di organismi individuali. Ottima mia ricerca, ha fatto un altro passo avanti, vediamo che cosa dovevo esaminare ora. Molto utile, grazie mille. Selezione di opere alla galleria. Scimmia bianca, l'abbiamo appena catturato. Foto segreta. Quanto si sono divertiti sicuramente i creatori. Minchia, il fumetto è cringe forte. Splish splash. Lenti rotanti. Wow, la stanza sta rotando. Come fai a portare questi occhiali? I tuoi occhi devono essere un po' confusi. Gag manga proprio anni 70. Mamma mia. Predizione? La tua sorte è oggi. Il tuo capo si arrabbierà molto quando proverai alcune mosse di wrestling sui tuoi colleghi. Cosa? La tua sorte è negativa oggi, non posso credere che se la siano presa tanto. What the fuck? Mi sembra che abbiamo sconfitto il boss. E che loro lo vedessi mangaka nel Catania Calcio? Cos'è? C'è qualche altro elemento di storie di questi influencers che non conosco? Usa Birai. Ma mangaka io lo vedrei come portaborraccio. Dai, ti sto inviando un nuovo congegno. Spero che ti sia utile. Ah, buono. Uno splendido cannone ad acqua. Puoi usare diverse tecniche a base d'acqua per scoraggiare quelle dispettose scimmie. Vuoi accedere adesso all'addestratore? Ah, probabilmente era questo che... Sì,
Questo qua si deve utilizzare in quella piattaforma dove c'era il fuoco. Eccomi qui. Ikaru, mi senti? È ora di divertirci con il cannone ad acqua. Dai, che fa pure caldo. Puoi usare questo congegno per spegnere le fiamme. Devi semplicemente ruotare la levetta analogica destra. Sparerai un potente getto d'acqua. Puoi continuare a sparare acqua anche mentre cammini. Cerca di spegnere quel fuoco con il cannone ad acqua. Dai, spruzziamo. Spruzziamo tutto. Sì, pensavo a rimarlo. Fare così che lunedì mattina. Puoi usare il cannone ad acqua anche per far girare le ruote idrauliche. Ma sta cosa di mangaka nel catenacalcio l'ho capito. Ah, facciamo le ruote idrauliche. Girare quella ruota idraulica, mira alla base. Ok, pace. Non sempre disposto a capire a posto. Ma mangaka di dov'è? Dove ci ci vengono loro andare? Mangaka di dov'è? Oh mio Dio, cosa ho visto? È vero. Non è se fortina la nascita, no, no. Com'è che si diceva? Da qua. Quando consegniamo il cervello a un eroe presente, una cosa del genere. Hawkins. Odio l'altitudine. Scimunito. Pugwash. Una vita sulle onde dell'oceano. Sto volando, Jack. Sto facendo Futurama. Cazzo, Futurama. Passavo troppo tempo. Passavo troppo tempo. Bellissimo Futurama, io adoro Futurama. Tra l'altro ho visto che stanno facendo la nuova stagione di Futurama. Tutti i morti li resuscitano, eh. Spero che sta bene. Che devo uscire su Disney Plus. Master Bates. Fammi dar fuoco con il cannone. Ragazzi, sto schiattando a caldo. Non passa neanche l'aria. Dobbiamo pompare ancora di più sul ventilatore. Pompa di sperimento. Stevenson, il buon Long Jones. Ok, il buon Long Jones. Cavolo. No! Non c'è problema. Perfetto. Kelly, le stelle sono così vicine che potrei toccarle sopra. Secondo me la Disney è anche il culo della foca. Ha tutto la Disney. Mi sa che la Microsoft vuole diventare la Disney dei videogiochi. Come se già non avesse un triliardo di robe. Colpa del pass, sì, sempre colpa del pass. Magari è la Microsoft S.
Ok, dall'altra parte. Aspetta. Ci sale qua. Comunque se ho visto che hanno... No, dall'altra parte. Che la Sony ha accettato il contratto di Microsoft su COD. Vabbè, COD in realtà non è mai stato per il problema, però sì. Per bene. Qua non ci arrivo più, però lo c'è qua. Allora, se scendi mi fai un favore. Ok, è sceso. Non era la Sony ma la FTC, che praticamente faceva le feci di Sony. È la Sony che si è opposta con ogni suo mezzo per dire no, questa è una cosa terribile, e quindi la FTC faceva molto le sue feci praticamente. Però ci ha provato Jim Ryan, un po' di figure di merda di qua e di là, ma alla fine non ci è riuscito. Per me è proprio la la gestione Ryan e l'altro non mi sta prendendo affatto. Spericolato. Ha solo presentato del monopolio. Aspetta, monopolio di chi? Lo dicano alla Microsoft, ci deve stare. Sì, certo, ma hanno dovuto lottare la Microsoft con questa cosa. Poi vabbè, accordi sotto banco, giudice, quello che è, non lo so che cazzo è, ovviamente lo sanno loro, non lo so io. Però diciamo che a prescindere, per un'acquisizione così enorme non avrebbe mai potuto passare così inosservata senza che non se ne facesse qualcosa, ecco. Per forza, cioè, insomma, che cazzo dici? Sono passati quanto? 2 anni? Sì, più o meno 1 anno e mezzo, 2 anni di telenovela. Grande re. Vabbè, ma se vi sparate via... Vieni qua. Grazie. L'altro dove è andato? Vieni qua pure tu. Onestamente ha pure iniziato a sfangarmi i coglioni. Sono contento che sia finita. Oh, madonna. Vabbè, se ti rilanci, vabbè. Mi arriva di faccia, veramente. Dick, se ti avvicini ti sparo, ti ho avvertito. In generale, secondo voi, a vostro punto di vista, anzi, vabbè, so già la risposta di Nyx, però degli altri, se volete dirmi la vostra, secondo voi
l'acquisizione, che ormai è assodata, perché c'era solo la CMA britannica che comunque cede. Secondo voi sarà un cambiamento positivo, negativo o irrilevante quello che sta succedendo? È di qua, no? Non parlo dal punto di vista di Microsoft, ovviamente, niente dal punto di vista Activision, parlo proprio come giocatore, voi come la vedete? Giocatore, giocatrice. Da sedere come verifica, Starfield è un'esclusiva, mentre la Sony prova a rilasciare esclusive su PC, ergo si fa un passo indietro. Mi sembra un po' cherry picking questo, considerando che Final Fantasy VI c'è sempre esclusiva PlayStation per il momento. È l'esclusiva che fa uscire su PC, le fa uscire dopo un sacco di tempo dopo. Mentre tutto esce su... Mentre tutto di Microsoft esce tutto su PC. Al day one. Eh sì, se la questione è esclusivo o no, nulla è esclusivo Xbox. Cioè, se quella è l'argomentazione lì. Ma no, ma sono salito per morire. Beh, non lo faceva prima Osha. Prima la roba usciva solo su Xbox e basta, dai tempi di Xbox One, fino all'Xbox One. Non tutto, ma quasi tutto. Una volta le esclusive ce l'aveva... Credici o no, una volta le esclusive c'erano per Xbox. Ma il punto è, se il punto è, se il punto è, la roba esce, la Sony fa uscire la roba su PC, l'ha sempre fatto Microsoft, soprattutto nel recente. Oh mio Dio! Bravo. I prossimi scenari gli stessi incassi? Sì, sempre da Mario sotto arriva la roba. Ho bisogno di giocare Lost Odyssey? Nintendo merda sì. Ma Lost Odyssey non lo rendono disponibile perché sono proprio stronzi, non lo so perché. Cioè solo se è un Xbox lo puoi giocare. Perché è retrocompatibile. Ma su PC non c'è. Sì, le console sono sempre più simili ai PC, questo è vero. Ce l'ho, si gioca l'Xbox. Allora a posto. Ma voglio giocarlo moderno su PC. Magari. Ma boh. No, diciamo che secondo te, cioè io non ho capito più che altro, Osha. Secondo te perché è un tornare indietro questo? Cioè se il tuo è dire Starfield è esclusiva, Starfield esce su PC e Xbox, così come i giochi PS escono anche su PC col tempo. Quindi non cambia assolutamente nulla da questo punto di vista. Più che altro anche perché è una nuova IP. Secondo me bisognerà vedere quelle altre successive, tipo Elder Scrolls, cosa succederà. Anche se non mi stupirebbe che stanno su PC Xbox. Caro Milano. Tieni la calma, Ikaru. Usa la barca per muoverti senza rischi. Ti ricordi come si fa a remare? Ruota le levette analogiche destra e sinistra contemporaneamente. Sì. Un modo più semplice consiste nello spingere verso l'alto entrambe le levette analogiche. E cambia che gli stronzi come me che non hanno sbatta di avere il PC. Ma ti muoverai più lentamente. Questo sì, certo. Questo sì, assolutamente. Più che altro è che la cosa che a me non piace, vi dico io tranquillamente, dico direttamente la mia. La cosa che a me non piace
è che Xbox, Microsoft, cioè Microsoft ormai da Xbox è là, conta anche sempre di meno, diciamo, anche per Microsoft stessa conta sempre di meno. Peccato è che Xbox proprio la Microsoft ha iniziato a dire, siccome non hanno fatto un cazzo durante l'era di One, e anzi pure peggio hanno fatto di One, praticamente è come se non ci fosse, non vorrei dire che è come se non ci fosse stata per loro quella generazione, ma quasi. Praticamente la risposta di Microsoft ha detto: non abbiamo fatto un cazzo tutto sto tempo, quindi piuttosto che metterci a coltivare delle IP, metterci a coltivare delle software house, eccetera eccetera eccetera, per risparmiare tempo, tanto abbiamo i soldi che ci escono dal culo, compriamo come ci gira. E allora ci sono messo a comprare le cose di third party che non avevano bisogno, cioè non è che erano software house che erano in chiusura, quindi insomma doveva esserci l'acquirente. Semplicemente col potere dei money hanno preso cose che una volta erano third party e le hanno messe a fare roba interna barra first party, ed è una cosa che non apprezzo di per sé. Cioè, per dire, io una cosa che ad esempio apprezzo è, come si chiama, il caso di Bayonetta di Nintendo. Perché sì, Bayonetta era un gioco multipiattaforma, però, ma io quella scimmia la voglio prendere, che sto facendo? Però era stato assodato da parte di Sega e Platinum stessa, a meno che non abbiano detto pregnaccia, non lo posso sapere, però credo di no, che Bayonetta non sarebbe mai andata avanti perché non ci credeva più nessuno nel progetto, e io mi sa che mi sto ammazzando, e quindi non avrebbero fatto altri Bayonetta. Quindi piuttosto che non fare altri Bayonetta, Nintendo si è voluta prendere, ha voluto supportare il progetto, ma in cambio dell'esclusività. Piuttosto che non avere Bayonetta, abbiamo avuto Bayonetta. Esclusiva sì, però abbiamo avuto Bayonetta. Non posso fare con l'acqua delle cose per terra? Non so se si può fare la cosa. Che poi tra l'altro anche in quel caso non è che Platinum è diventata di... No, non funziona. Non è che Platinum è diventata di Nintendo. Semplicemente Bayonetta esce solo su Nintendo. Poi Platinum si fa tutto il resto che vuole farsi. Non apprezzo invece questo mangia-mangia. Cioè alla Pac-Man. Capisco perché lo stia facendo, perché non hanno fatto un cazzo per una generazione intera. E si sono inventati pure il Game Pass per attirare la gente, perché sennò non l'avrebbero mai più attirata. Però non mi piace questa cosa, onestamente. Specialmente dopo Bethesda, ok, ma il caso Activision Blizzard è emblematico. È proprio dirti che loro non è che non, cioè che loro potessero non si fermerebbero. Qualsiasi tipo di cifra, qualsiasi tipo di realtà la potrebbero comprare da qui all'indomani. E ok, vabbè, Microsoft gli accessori riescono dal culo, però il fatto che lo facciano senza alcun problema, ecco, senza, cioè il fatto che sia una realtà effettiva che sta accadendo è problematico, cioè ti fa dire, ora hanno preso Activision Blizzard dopo che hanno preso Bethesda, prenderanno un'altra? Ad esempio è uscito fuori dal come si chiama,
dal tutto il discorso che c'è stato per il caso Activision Blizzard fino a poco fa, che hanno fatto 3.000 interrogatori, è uscito fuori ad esempio che Microsoft era intenzionata a comprare Square Enix. Cioè, insomma, alla fine il timore è quello che diventa un po' la Disney di turno, che mangia il più possibile fin tanto che non la fermano dal mangiare il più possibile. Si fotte un sacco di realtà. Non diventa un monopolio nel vero senso della parola, però... Guarda i film Disney come vanno. Ma guarda, lì secondo me non è tanto perché si sono mangiati, c'è stato un mangia-mangia, ma perché... Perché forse lo devo far ammazzare. Lì secondo me non è solo una questione di mangia-mangia, ma che... Onestamente io sta cosa non riesco a capirla. Perché... ci sono queste aziende giga enormiche che certe volte... ti fermi un attimo e pensi, ma sanno che stanno facendo? Queste volte non sembra che sanno che stanno facendo. Ora, dall'alto del mio nulla, perché io non è che sono un imprenditore, io non ho l'azienda, io non ho una realtà sotto come Activision Blizzard, oppure la Disney che si mangia tutta la Fox, è quello che è. Quindi, insomma, il mio parere conta fino a un certo punto, però per dire... Certe cose mi viene da pensare. Devo fare così. Ok, ce l'ho fatto. Certe cose mi viene da pensare. Ma come cazzo ti viene in mente di fare una cosa del genere? Non capisco. Sarà che hanno tanti di quei soldi che non gliene frega un cazzo. Molto bene. Abbastanza con Nick Fury dell'ultima serie con solo lui. Ah, non l'ho visto, non so questa cosa. Cioè, so che c'è stata la serie. Ha pensato che dovevano fare in CGI? Sai, era conveniente. Vabbè. E che più hanno soldi, più sono grandi realtà, più vogliono risparmiare e farsi i soldi più possibile quelli so, quelli in alto. Tipo, c'è il caso di recente, in tutta Hollywood, che la gente vuole... Che vogliono gli scrittori, gli attori, vogliono salari... più decenti, perché li stanno praticamente prendendo per il culo. Tipo una persona che fa una comparsa, quella digitalizzavano per tante altre comparse senza pagarla per tutte le altre comparse, anche se erano digitalizzate, o le paghe da fame degli scrittori e tutto quello che è. Beh, voglio avere un'azienda fallita in 2 secondi. Altro un tavolino lui, bellissimo. Guarda, non lo so se saprei gestire un'azienda. Io onestamente non credo, non ho neanche dimestichezza su queste cose. È che proprio certe volte mi viene da pensare a scelte che a me, da consumatore, mi repellono. Mio Dio, non so manco parlare italiano più. Dico, ma come ti viene in mente una cosa del genere? E poi magari davvero hanno un riscontro negativo e dici, ma mi sembrava una stronzata. Però la stessa cosa posso anche dire al contrario. Certe cose che magari io pensavo fossero stronzate, alla fine hanno avuto preso. Oggi ho scoperto un fatto incredibile. Sembra che la parola bistecca indicasse in origine la carne di cervo arrostita. Una ricerca ha fatto un altro passo in avanti. Ma ricerche a caso fai in Natsumi? Monkey Taro. Dopo alcuni giorni, il gruppo guidato dal ragazzo del Monkey Taro affrontò il mare su una barca fino a un'isola abitata da innumerevoli orchi. Questo ricordò a Monkey Taro che il suo compito era sconfiggere l'orco, e quindi colui due il ragazzo del cane del fagiano attaccò l'orco. Dopo un feroce combattimento, la banda vinse e prese come premio una grossa parte del tesoro. Ok, ancora avanti.
Ottimo Hawk. La gara. Tup, 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 tup. Icaro non perderò questa volta. Oro i miei turbo stivali in funzione click. Prendi questo Icaro, zoom. Ma è troppo veloce, crash. Ho vinto. Tutto ciò è terribilmente terribile. Lezione di opera. Ah, questo è molto simile ai carro che abbiamo visto. Foto dei nemici, regina di cera. Ah, andiamo avanti. Dopo il ritorno del gruppo alla capitale, iniziarono a litigare per la spartizione del bottino. Monchitaro combatté come non mai, ma alla fine il ragazzo corse via con tutto l'oro. Temendo l'ira della vecchia coppia di scimmie, decise di non tornare a casa, invece si vendette a un circo, dove passò il resto dei suoi giorni divertendo i bambini con la sua scenetta della scimmia che vola a basso. Non ho capito la morale. La morale prega la gente? Secondo me tu sei uno di quelli che non ebbe comprato azioni di Microsoft all'epoca perché la reputavo una stronzata. No, non avevo i soldi per comprare azioni di Microsoft. Però ecco. Insomma. Chissà. Dipende da come stava andando Microsoft. Che poi onestamente, cioè, conosco un po' la storia di Microsoft, però non so economicamente come andasse all'inizio, effettivamente. Povere scimmiasche, Pipocino, parte 1. C'era una volta un piccolissimo Pipoci, alto solo 3 cm. Lo chiamavano Pipocino, viaggiava da un luogo all'altro con la sua barca, armato di un ago. Era un coraggioso piccolo Pipoci che puniva tutti i malvagi che trovava, più che punirli distruggeva senza mai dire una parola. Molto bello. A Spectre. Nessuna spada può opporsi alla gentilezza. Si prendono più mosche con il miele che con l'aceto. Grazie mille. Aspetta un momento. Sì, non abbiamo. Terra delle scimmie, let's go. Su 20. Sì, boh, comunque la questione. Cioè, bene o male, sono d'accordo generalmente che. Secondo me, allora non ci vedo il male in terra, non ci vedo che sarà un monopolio o quello che è, però non la vedo neanche come una cosa positiva. D'accordo. Anche in vista di eventuali altri acquisti futuri, ma già così è troppo secondo me. Ripeto, a meno che non sia una realtà che abbia bisogno, tipo come nel caso di Bayonetta che ho citato. O di scelte volute proprio per scelte proprie della software house di turno. Insomma. Trovo molto più, come dire, sensato. No, sorry, sensato è tutto. I soldi sensano tutto. Però per dire, trovo molto più sensato, per non dire tra molte virgolette corretto, che ad esempio un'azienda come, mantenendo tutto, che ad esempio un'azienda come, che ne so, Insomnia, che ha lavorato per anni, anzi per decenni, con Sony, e ha fatto anche tante esclusive per Sony, e è stata tanto in contatto con Sony, e quando ha provato a farsi le cose per i cazzi suoi è andata a merda. Perché mi ricordo anche perlomeno un gioco che è andato proprio a merda loro. Trovo molto più sensato dire ok, vabbè, te la sei praticamente cresciuta questa software house, entra nella tua scuderia. E comunque è una software house, non un conglomerato da 70 milioni di dollari.
comunque faceva sempre quasi solo roba esclusiva, quindi alla fine dei conti non cambia neanche un cazzo per i giocatori, è sempre stato così praticamente. Ma è un esempio per dire. Tra l'altro Insomniac credo che sia diventata la software house più prolifica di Sony internamente. Uno dei fiori all'occhiello è diventata molto velocemente. E sono che c'era di concorrenza? In termini di console? Allora, diciamo... Allora, possiamo anche dirla tutta. Ai tempi di PS1, PS2, ma anche PS4, la Sony dominava. Non era monopolio neanche in quel caso, però la Sony dominava per le vendite, per le console e tutto il resto. Non è che la concorrenza non c'era, perché c'era lo stesso, però insomma era... Se prendiamo semplicemente il numero di vendite, ma lì perché la Sony se l'è giocata bene, lì perché la Sony ha lavorato da Dio sia ai tempi di PS1 che di PS2 e PS4, vabbè. In realtà PS4 non è neanche una questione di aver giocato bene, secondo me il periodo PS4 è semplicemente che non c'era letteralmente una... in quel caso non c'era letteralmente una concorrenza, come se non esistesse. L'Xbox era a puttane da sola e Nintendo ha deciso di suicidarsi con il Wii U e gli è andata di merda. Pensa, non vende e non rilascia? Sì, certo, ai tempi di PS1 c'era Nintendo 64, anche se è uscito un po' dopo, il Saturn, che non se lo cagarono in tanti, subito dopo il Dreamcast, che vabbè, in teoria avrebbe dovuto concorrere con PS2 e altri, però comunque è uscito un po' in mezzo alla PS1 all'interno del 64, prima della PS2. Tutta roba che o è stata gestita male o non ha attirato gli utenti come ha attirato la PlayStation. Non mi pare ci fossero altre console, mi pare di no. Vabbè, le portatili, vabbè. Le portatili, il campo portatile è sempre stato Nintendo-centrico. Anche quando magari c'erano dei competitor, i competitor erano inesistenti. Sempre. A parte la PSP, a parte il periodo PSP, che ha venduto comunque la metà del Nintendo DS, ma ha venduto comunque quasi 90 milioni, 80 milioni. Quindi comunque era un bel competitor. Non c'è mai... Non credo di... Porca troia, non credo ci sia mai stato un caso di una portatile che potesse competere un attimo con il Game Boy o altra roba Nintendo per le portatili. Magari il Game Gear un pochino? Magari sì? Ma comunque era sotto. Ma anche lì non è che non ci potesse essere concorrenza, è che la concorrenza non ce la faceva, non riusciva a giocarsela. E non per sabotamenti o accordi o accordi mangia-mangia, ce la faccio e basta. Per tante scelte sbagliate, no? Oh mio Dio, fammi prendere il coso, perché se no non ce la faccio.
Io le console le ho mollate dopo la PS3, ora gioco solo su PC, tranne che per i retro games, di cui ho una collezione di console dedicata. Che cosa consigli di retro game? Io ho comprato console fino a non molto tempo fa, cioè io ho comprato, cioè ho preso la Switch adesso per dire, però l'ultima console che ho comprato è stata la PS4. Escludendo i Switch, ripeto. E anch'io sono passato a PC. Personalmente mi piace giocare su PC, mi ci trovo bene. Al di là per la questione emulazione, per dire, vabbè, la puoi emulare anche su console, dipendente dalle console. Tipo, c'è chi usa l'Xbox Series S per emularlo. Però proprio, l'ambiente console mi piace, mi ci trovo bene. Sentivo il bisogno di Switch semplicemente perché c'era un'esclusiva da Switch che mi interessava. Non c'è problema. Per me la questione esclusiva, che resti esclusiva, è ancora tuttora importante se c'è qualcosa che mi interessa. Con tutti i problemi o la vecchitudine che possiamo dire della Switch, per dire, a me piacciono le portatili pure, però prenderei, volevo prendere la scimmia e mi sono ammazzato. Il problema è alto, c'è la roba esclusiva, mi interessa, la prendo se posso ovviamente. Dove è andata la scimmia? Per i retro game di cui una collezione. Comunque, che console hai tu? Sono curioso. Vabbè, per i giochi che fai tu, basta carta e penna. Devo comprare Baldur's Gate su PC. Non avrei minimamente tempo a dedicarci. Magari in futuro. Intanto devo recuperare la roba che... Devo uccidere la roba che ho già. La scimmia che la cavolo è finita, che non me la so persa. Non sei degno, ma lo giocherei pure molto male secondo me. Sono d'accordo. Robinson. Oddio. Non voglio morire di nuovo, che io mi sto ammazzando come un babbo. Di retro console possiedo Sega SG-1000, Mega Drive con Mega CD e 32, Panasonic, Town Martin non lo conosco, non l'ho mai sentito nominare il Town Martin, Free CDI, Atari Jaguar, Bandai Playdia, e minchia, Apple Pippi, madonna, complimenti! Ma le usi proprio o le tieni solo come... cioè, le tieni solo lì, o le usi proprio? Nel senso, sono tue reliquie o le giochi? Io maggiormente le console più oscure del passato. Io perché mi fa andare? C'è una scimmia qua. Ah no, perché c'era questa zona qua. Guarda, io di retro console
mi sono rimaste una PS2, per esatto. Non ho detto che l'avevo venduta, però mi hanno dato un'altra, l'hanno proprio regalata, anche dei giochi da sotto. Poi ho il Game Boy Color, il Game Boy Advance SP, cioè bellissimo, anche per SP, l'SP era bellissimo. Ho il Master System 2 là dietro, mia vecchia reliquia, è stata la mia primissima console, c'erano i miei genitori. Ah, questo ci... questo ci fa pure, ci ha pure, ok. C'ho anche dei giochi per Master System da dire. Master System l'ho pure, ma l'ho venduto recentemente. Io ho il Master System 2, quello che praticamente... mi ammazzo. Mi sono salvato. Quello che era praticamente la versione un po' molto più giocattolosa, diciamo, il Master System. Forse lo conosce. Questa console è PC che gli si spegne. Ah, oh, in un certo senso il mio PC è la mia retro console, grazie agli emulatori. Esco e rientro. E quello che avevo prima era proprio un fermacacco. Quello che avevo prima era una merda. Allora, non era una merda l'anno in cui l'ho fatto, però aveva grossi problemi da praticamente sempre. Quello che adesso è un signor PC. Quello di prima, madonna, vi ricordate che magari crashava la live, che magari andava a scatti. Little... minchia, lo devo portare, che non l'ho potuto portare alla fine. Little Nightmares mi surriscaldava il... Little Nightmares mi surriscaldava il PC. Mi surriscaldava il PC e andava a scatti in live. Incredibile. Nei primi anni no. Ora che ci penso, ecco, mi sa che questo Ottobre Horror lo porto Little Nightmares. Diciamo che lo posso giocare. Ok, no, mi sa che devo sempre andare in giro a inseguire fin quando non la prendo, la scena. Ho la finito anch'io di recente quello, streamando... figurati. A me... anche da solo mi appesantiva il PC, un sacco. Alla fine non l'ho giocato e basta. Prendete già il secondo. Il primo lo voglio giocare perché mi ispirava molto. Però per fare un esempio, se perfino un gioco come Little Nightmares poteva rivelarsi problematico... eccolo là. Ma che cazzo? Cioè, se perfino un gioco come Little Nightmares poteva rivelarsi problematico, cioè, rendiamoci conto. Potevano succedere cose a caso, come dici. Devo... minchia, mi sto ricordando... ogni tanto mi ricordo le cose a spazi. Doom Eternal, che mi era stato richiesto, vi ricordate, alla fine non l'abbiamo continuato perché Scott è sparito. Lo ricomincerò da capo, quando magari non ci rimetto. E lo gioco direttamente nativo su PC. Allora, dov'è la scimmia? Aspettiamo che arrivi la scimmia, eh. Aspettiamo che arrivi la scimmia, no? Scampa. Un sedere di Doom. Ma a me piace un sacco Doom. Ma mi sa che se vado prima faccio io la tua vita. Ci sta mettendo troppo la scelta.
Ma non c'aveva il boost di velocità? Lo ricordo male. Ah no, non c'aveva il boost di velocità. Poi ti ho detto, Osha, ti ripeto. Ah, ma sono due. Poi ti ripeto, Osha, voglio portare... Oddio. Porca troia. Voglio riportare Darkwood. A giocarlo come si deve. Ok, rifacciamo il giro. Dai, però! Pensare ai pochi prescelti, anche indenni. Volevo portare Celeste. Eh sì, Celeste che non l'ho mai portato. No. Come si deve, come si deve. Ma perché si incastra così? Ma mi prendi in giro? Sto casseggiando troppo. Però... Ma cavolo crash, tutto. Ma che sono ancora all'incontro dei popoli. E le scimmie non le vedo, rifacciamo un attimo in giro. Mi concentro un attimino qua, ragazzi, che sto sprecando troppo tempo e le devo intercettare le scimmie. Ok, stanno per arrivare. Dai, su. Aspetti magari pure l'altra. A posto. Non cadere. Investine una. Perfetto. L'altra. Shimsky. Scherzando. Ah, mamma mia, quanto tempo ho perso qui. Ok, tutte le scimmie qui le ho prese, mi sembra. Ma mi sembra che ne debba prendere altre. Possiamo uscire da qui. Possiamo tornare indietro. Sì, comunque devo portare... Devo un attimo pensare. È già che voglio portare in questo ottobre horror. Sperando che ce la faccio senza problemi, ma penso di sì, onestamente. Devo ritornare, devo farmi arrivare tutto, ma penso che ce la faccio. Spero anche per la fine di agosto già ritornare. Ma... Anzi, penso di avere già in mente cosa portare. Forse ovviamente c'ho già la roba da portare. Allora, lì
c'è Seb. E qui c'è Lars. Allora, entriamo prima nella spa. Dragon Ball The Breaker. Tocca arrivarci. Oh mio Dio. Guarda questi. Tocca censurare. Ah, questo non sento. Gli altri sono non vedo e non parlo. Quelli in mezzo non riesco a beccarli. Vabbè. Dragon Ball The Breaker mi sembra abbastanza horror, eh? Effettivamente sì. Mister Gel. Un presente diventerà un free to play. Tocca portarlo per una live almeno. Quando diventerà un free to play? Sì. Ma tra l'altro, vedi, a volte ci sono questi giochi e dico, ma a me sembra palese che questi che tentano di venderti il gioco e di farsi più soldi possibili prima che diventi free to play e monetizzarci in quell'altra maniera. Probabilmente secondo me, cioè per forza. Anzi, a me sorprende che non fosse uscito come free to play. Le altre le prenderemo quando tornerà. Ma anche il gioco che deve uscire, oddio, forse è già uscito questo mese, Exo Primal. Secondo me è evidente che diventerà un free to play tra non molto. Gollum, mi raccomando, tocca. Allora, Gollum lo potrei portare. Vorrei poter andare a una sorgente calda. Gollum lo potrei portare solo se lo solo se costa un cazzo. Se non costerà niente, sì. Se costerà pochissimo, sì. Lo potrei anche portare anche solo per una live per cazzeggiare, perché è pure tremendo da giocare. Se no, no, col cazzo che gli do soldi. Ci si fa due risate, esatto, però spendendo poco. Paura scimmiesca. Ah, il piposino. Si dice perché a volte colpisce anche persone per niente malvagio, ma nonostante questo era generalmente apprezzato in tutto il territorio. Un giorno Pippocino stava navigando con la sua barca, come sempre, quando vide una bellissima principessa inseguita da una scimmia gigantesca. In pochi secondi Pippocino, senza dire una parola, ormeggiò la barca. Otto dei nemici. Apre melanzana. No, lo finisci al 100%, ma Twigo è morto. Pure è buggatissimo quel gioco. Oltre ad essere fatto male. Espressione di lui. Hanno chiuso lo studio? Sì, lo studio hanno chiuso. Ah, perché tu dici, vabbè, hanno chiuso lo studio. A sto punto si pirata. Tanto, i soldi non gli arrivano lo stesso. Porto segreta, caccia di sangue. Poi vediamo. Che poi più che chiuso lo studio, non è che l'hanno chiuso. Diventa sempre. Cioè, allora, penso. Probabilmente hanno perso il lavoro. Tutti gli sviluppatori. Però è diventato semplicemente publisher. Che brutta fine che ha fatto Daedalic. Porca troia, che brutta fine che ha fatto. Icaro è più poci. Icaro mai nella vita è così. È troppo sano. Mondo perduto. Ah, ci stanno i dinosauri qua, meglio loro. Qui c'è il assetto. Comunque davvero l'ho visto un po' e... A parte che è bagatissimo, è terribile. Gollum è davvero... A parte, non è solo una questione di idea, di base, che è okay, anche quella. Ma è proprio terribile. Che brutto effetto che mi fa l'acqua. Eo. Sam, mi pare che la terra si muova. Hey,
uno e basta. Purtroppo non lo stordisce per molto tempo. Oh mamma mia. Attenzione, attenzione. Oh, quello bisogna prenderlo, aspetta. Fare un altro gioco con Signore degli Anelli, lo pubblicheremo in maniera ancora più aggressiva. Sì, vabbè, ottima idea. Non parlare male di tuo fratello di sangue Gollum. Guarda, Ikaru, dinosauri! Ma non è possibile! Sono ancora vivi in questa era! Questa è un'incredibile scoperta! Sì, non so come. Sono giganteschi! Forse puoi farti dare un passaggio sulla schiena di un dinosauro! Tutto ciò ha assolutamente senso. Grant mi dà una brutta sensazione. Mervin, ah, è sotto. Questo è un posto sicuro. Lo sapevo essere morto. Inutile. Oddio, Dino Crisis. Ah, di Dino Crisis abbiamo scoperto alla fine che in realtà eravamo nel futuro, nel 2055. Incredibile Dino Crisis. Sbagliato. Aspetta, va. C'è l'altra mia Dino Crisis. Come ci arrivo? Salendo su un dinosauro? Sì, salendo un dinosauro. E queste creature le ammazzavamo su Dino Crisis. Non so, basta. Quasi. Vabbè. Si è buttato in acqua? No. Forse devo togliere in testa comunque. Assassino? Oh, ma attaccano. Erano dei mossi terribili. No. Non credo. Non saprei come salirci. Forse devo stare un po' più vicino. Esatto, un po' più vicino. Ci sono altre scimmie qui? Andiamo di qua. Questo gamma è così scialbo. Cristi, come... Ma questo ancora che fa così. Come vorrei andare alle sorgenti calde. Sì, purtroppo questo livello fa questo brutto effetto. Probabilmente se metto software mod sparisce. Fammi vedere. Esatto, in software mod sparisce. Tutto merito dell'alta tecnologia di PlayStation 2. Mica dell'emulazione. Beh, togliamolo, dai, proviamo a giocarlo così, anche se è un po' peggio di risoluzione.
Effettivamente gira comunque da Dio, non ha carichi frame. Allora, questo stampi il mio divano alle termiti, bello. Stanley sulla pista. Mi sa che lì però procedo via. Ah, eccolo qua. È la Madonna. Oh mamma mia. Vediamo. Preso Stanley. Quelli che sono punti interrogativi ovviamente sono quelli più rari e più forti nel calcio. Mi gioco abbiamo già visto. Bess. Eccola. Si è caricato subito. Perfetto. Altra scimmia. Cristi. Ce la faccio a salire da qua? Forse, non lo so. No, non credo. O forse sì. No, non ce la faccio. C'è una piranha. E dove sono? Parabola? Può darsi. Non è che è tipo qua sopra? No? No. Cioè, sicuramente sì. Ma qui sopra. Esatto. C'è un modo per arrivare. Ok, sembra esserci. Ok, questo è il modo. Devo capire come arrivare là sopra, però. Non lo posso fare da qua, credo. Rey, definizione di cacofonia adesso. Cacofonia è un termine che suona male, detta proprio nella maniera più spicciola possibile. Cacofonico, che è un brutto suono. Ci arrivo da solo, forse in un'altra maniera. Forse da qui, eh? Mi chiamano queste cose? No. Non te l'aspettavi, eh? Che questo è il gemello che sa leggere, eh? Non te l'aspettavi, eh? Scusa, ma facciamo questa cosa, magari devo fare questa cosa. Magari ovviamente si passa un'altra parte. Da qua non si passa da una zona un po' diversa.
Sì, infatti no, sono un idiota. Sono semplicemente un idiota io. Faccio segmentare quando ovviamente potrei andare avanti e basta. Non c'è problema. Ci sono altre scimmie? Avrai edizione online aperto, smettila. Ma sto giocando! Lo state vedendo, quello che sto vedendo io, lo state vedendo pure voi. Porca troia. Mi fido del mio platforming. Prince non perderò mai. Aspetta, questa parte dove c'è? Di quanti sono? Levis non sono solo quantoni a passare. Ma l'ho già visto. Ah, non ho visto, è il dinosauro che li ha fatti spaventare. Una vita che ne ho persa a caso. Ma non solo tre adesso. Dai, non sono troppo ignorante, dai. Ma cosa la so? Babe, voglio il mio orsacchiotto. Ci arrivo qua. Farlo scendere da lì. È per sbaglio. Ma scherzi? Ma buttati! Ma finalmente. Ok, possiamo procedere.
devo dire anche con il software modo di dire comunque piuttosto bene, devo dire la verità. Marduk sul chi vive non è praticamente sempre piacevole, anche con risoluzione peggiorata e prestazioni peggiorate. Ah, salutino, ciao Arlok, come stai? Buonasera. Però tutto bene. Questo è piuttosto. Lo conosci Epescape? Ci posso credere. Dei caldo, ma a parte questo bene. È sempre peggio, ogni anno è sempre peggio. È davvero terribile. Tutto fatto. Oh, l'ultimo. Se non ci fosse questo caso di ventilatori io sarei morto. Non può, io non posso riuscire a fare live. E sudo comunque. Oh, boss! Oh, è Red! La scimmia rossa! Quella che era scappata con Pipoci. Conosco, ho giocato un po' poco il primo, bene bene. Ci sta. Sì. Non mi ricordo com'è qua. Vediamo. Io sono Rosso, il capo delle cinque scimmie mostruose. E nessuno può farmi aspettare. Ho migliorato graficamente. Sei tu. Ridammi Pipoci. Prima dovrai affrontarmi. Se riuscirai a battermi, potrai riavere il tuo Pipoci. Abbiamo già trasferito dati nel laser letargia, quindi non ci serve più quel pestifero Pipoci. Dici sul serio? Puoi scommetterci, ma siccome sono il capo, io sono super forte! Dai! Non vedo l'ora di distruggerti con i miei attacchi furiosi! Ah, mi sento in fiamme se ci penso! Niente che tu faccia potrà spegnere questo fuoco, amico! Sì, sei pronto? Ok. Ok. Mosse di blastring, vai. Gioca Rambo Roses, ormai sono fortissimo. E la madonna! No, sono stato troppo presto. Scorreggiato. È troppo semplice. Troppo bello che fa i mega suplex ai T-Rex. Mamma mia. Ma non è un suplex, però mi viene in mente adesso la mossa. Ma mi scorreggia proprio in faccia.
brucia, amico. Oh mio Dio. Ma sempre questo sono a posto? Oh, Pippo, Pippo! Ah, sei ferito! Oh, stai bene, meno male. Non è il momento adatto per festeggiare, giovane Ikaru. Pare che Spectre abbia rapito Pipocci per avere i dati sugli umani che gli servivano per completare il laser letargia. Ora che hanno immesso i dati, non ci vorrà molto prima che attivino il laser. Devi affrettarti! Sì. Ora, comunque il primo a me, io l'ho portato al 100%, adesso stiamo facendo il secondo, Harlock, e il primo è bello. Splendido. Ma il 2 è ancora meglio. Se si riesce in qualche modo a giocarlo, te lo consiglio. Se ti è piaciuto il primo, poi sei sempre più vicino alla base di Spectre. Da qui in avanti sarà sempre più dura. Fai del tuo meglio. Ok. Andiamo un po' qua. Il cattivissimo Monkey Scalatore. Ah, è l'uomo minigioco. Ora andiamo a vedere. Appunto dice che Natsumi. Oggi ho scoperto un fatto incredibile. Spesso è utile dare acqua leggermente salata a un pesce rosso che non è in gran forma. Grande. Prendete nota. Piranha. Creazione di opera. I voci. Creazione di opera. Il caro qui è troppo figo. Non è abbastanza scemo. Ah, basta. Abbiamo sbloccato l'ultimo minigame, Monkey Scalatore. Andiamo a vedere un po'. Vuol dire ricomincia, ma manco iniziato una volta. Fantasy 4? Lo devo giocare Final Fantasy 4. Sta piacendo? Regola? Vediamo un po' come sto minigame. Che non me lo ricordo. Giocavo tanto a quello del calcio. Questo non me lo ricordo proprio. Gli scalatori devi fare in modo che la cima passi da una corda all'altra, sospesa da quelle 5 rene al tempo concesso. Destra sinistra. Analogica destra. Si usano anche i tasti L1 e R1. Ah, ok. Un sacco. Ah, so che è anche il preferito di molti. Ok. Va bene. Proviamo. Un giocatore. Livello Neanderthal. Vediamo come va. Vediamo se me la cavo a livello Neanderthal. Se non voglio, sono un Neanderthal. Sì, ma come cavolo? Ho giocato molto male. Ah, ci sono
devi farti tutti i vari livelli di Neanderthal, poi passano agli tutti gli altri livelli là sopra. Minchia, sono tanti. Ok, no, beh, io proseguirei, volevo giusto farlo vedere, però io proseguirei. Però forse bisogna fare per il 100% queste cose qua. Sarà tosto se lo voglio fare al 100% queste cose, queste cose controllo per il 100%. Al massimo se non assero Piterco. Sta. Se fosse un gioco per ragioni sconosciute faccio sempre una fatica assurda. Guarda, l'ho provato giusto un attimino, ma senza neanche pensarci troppo. Non è così tanto intuitivo. O almeno, sì, è intuitivo, ma non è così facile da comandare e da fare. Oh, ci devo provare. Città dei grattacieli. Continuiamo con la storia principale. Cari, ti sto inviando un nuovo... Oh, buono. Spero che ti sia utile. Questo elettromagnete è davvero interessante. Con l'addestratore puoi imparare tutto sulla magia dei magneti. Vuoi accedere adesso all'addestratore? I giochi non contano per il 100%? Bene, bene. Anche se comunque si possono sbloccare sempre di più. Però andiamo, andiamo. Intanto facciamo quello, la cosa che ci interessa, le scimmie e tutto. È ora di imparare che cos'è l'elettromagnete. Puoi usare il suo campo magnetico per farti attirare verso oggetti metallici e anche per tirare gli oggetti verso di te. Per attivare il campo magnetico, innanzitutto spingi la levetta analogica destra in una direzione. Per puntare il campo magnetico, gira la levetta analogica. Prova a prendere di mira quel blocco di metallo. Ok. Sono più di 20 anni che non gioco a sto gioco. Se punti un grosso blocco, il magnete ti tirerà verso il blocco. Prova poi a muovere la levetta analogica a sinistra. Potrai così trascinare il blocco. Ah, ok. Giustamente. Anche i nemici hanno delle armature. I nemici qui dentro indossano caschi protettivi di metallo. Usa il magnete per strappare i caschi da quelle pestifere teste. Quando non avranno più i caschi, potrai sconfiggerli con un attacco salto mortale. Ti ricordi questo attacco? Salta in aria e premi il tasto L3. Non riesco a farlo sotto porta. Ok, non riuscivo a farlo. Preso insieme al posto. Andiamo a livello. Sì, c'è un sacco di gadget anche nuovi. E ancora ce ne manca uno. 17 su 21. Ok. Molto spesso sono anche abbastanza vicine le scimmie. Eccolo qua, i porchi tank. Passando in questo livello è una goduria. Ma guarda, me la ricordo pure un pochettino. Ma guarda, ti dico, la soundtrack in generale, la colonna sonora, sia qui che nei Pescape 1, sono davvero belli. Questa me la ricordo anche. Me la ricordo più distintamente di altre. Anche prima, la prima vista dei livelli in cui mi ricordavo varie cose. Slider, dai, andrà tutto bene. Bowdin, rinato idiota. Tu? Tu mi scompare, quindi non è... Non mi fa ben vedere. Allora, vediamo un po'.
Eccola là. Questo è Spank, esausto. Qua sotto, eh? No, seriamente? Dovrei passare un pochino di tempo, cioè ormai dico che siamo agli ultimi livelli, però più o meno non sono all'ultimo livello, ma sono comunque nell'ultima fase. Devo comunque mettermi un pochettino a farmare anche le monete, così a sbloccare più velocemente la roba del Gashapon. Andiamo qua. Tremolo amante espresso, bella. Comunque sì, davvero, come nel primo, la host, la conosona del 2 è fantastica. Nessun altro, c'è solo lui? Aspetta. Ok, devo correre un attimino. Aspetta, dov'è? Oh my god! Qua rischio di cadere se... Non c'è problema. Qualcun altro? No, questo andrà avanti. Senno, ti dirò come la penso. Robson, ammattito. Tai, 99esima vittoria successiva. Consecutiva, te devo. Mi sei era da qui? Dove ci può andare? Ah, qui sopra. Perfetto. Qui si sale, quindi? No. Direi di no. Non da qui, perlomeno. Probabilmente devo fare un bel giro. Sì. Ah.
Fantastico. Ah, tiro pure le monete, ok. Giustamente. Però lì... ma mi sa che ci devo passare da un'altra parte. Ovviamente bisognerà fare un giro da altre parti del livello. Per qua non si può andare. Kengo, vai a prendermi un caffè. Così te botto? Estremità? Non cascate, Cireno sta giocando veramente, ha rubato il gameplay un altro gare, lo sta spacciando per suo. Come sempre, perché io non sono capace di giocare, come sempre, sta giocando il gameplay, sta giocando qualcun altro in questo momento. Come Celeste, no? Il capitolo 9 non l'ho fatto io, l'ho fatto un gameplay, io ci ho fatto il commento di sopra. Come va? Com'è andata stasera? Il suo orgoglio. Me lo fai uno shout Zago a Erdo? Magari può interessare, potrebbe interessare Andrea, non lo so. Nemmeno scelsi un gameplay di uno che sa giocare a mettere, non hai fatto vedere gli input nelle mani. Ho fatto la stessa cosa per Celeste, l'ho appena ammesso, non avevo dubbi. Grazie, grazie. Paro è stupido. Com'è andata comunque con... mi sa che devo rifare forse il giro, se no non ce la faccio. Ma, mio Dio. Com'è andata questa sera? Dica, com'è andata questa sera? Che stai soffrendo tantissimo l'anima, ormai. Mio Dio, come faccio ste cavolate? Ah, comunque Andrea è un grande amante di Ape Escape 2. Arbio. A quanto pare mi ha scoperto per Ape Escape. Ho quasi finito di mappare quello che dovrebbe essere il penultimo piano dell'ultimo dungeon. Madonna santa. Spero che sia una notizia positiva. L'OS è davvero il penultimo? Ah, non lo sai neanche se è il penultimo. E cosa ti fa pensare che possa essere il penultimo?
ma poi il secondo, il quarto, ora sto facendo il terzo piano. A logica mancherebbe solo il primo. A meno di non averne di sotterranei. Ma potrebbe essere, potrebbe darti qualsiasi sorpresa questo gioco. Te ne ha già date tante, penso. Ah, hai capito quella cosa del bracciale di Rick che devi fare? Per niente, fantastico. Il top, davvero. Il top. Eubank, qual è il problema? Ma lo metti nella tua top 10 dei giochi giocati quest'anno, vero? Forza. A parte gli scherzi, sicuramente ti piace, però ci sta facendo pure penare l'anima. Ops. I giochi contano che ha fatto Dragon Age, Dove Escape e poco altro. Beh, no, non ho giocato solo giochi quest'anno. No, mi riferivo a lui, mi riferivo a Erblo con il suo Megami Tensei che sta penando l'anima. Dopo le prime 10 posizioni sono ormai state prese da Cross Code, ci sta. C'ho la lista dei giochi che ho portato quest'anno, eh? Magari finita la live ve la leggo, perché abbiamo giocato quest'anno finora. Oh, scusate. Perché sparisci? Aspetta un attimo, devo fare salto. Abbiamo giocato Ragnarok di importante quest'anno. Abbiamo giocato tanta altra roba. Sto contando anche la roba delle serate retro one shot, però anche prima ho giocato un bel po' di roba. Ora mi devo un attimo ricordare, però mi sono segnato tutto. Oppure no? No? Ma penso che alla fine dell'anno la farò la mia lista dei giochi che ho preferito durante l'anno. Quella lista non è esclusiva solo di quello che porto in live, però la maggior parte della roba è roba che porto in live. Ah, vedi che si passava di qua, probabilmente quasi scendeva. Questo qua è uno shortcut, vero? Infatti. Spacey, gibbone bizzarro non identificato. Ivor ha una grossa pistola.
rubrica caro re ti scrivo con tutti i messaggi dei fan, non la porti? È che non ho messaggi dei fan. Non ce l'ho i messaggi dei fan. A malapena se arriviamo per la fine dell'anno a 10 commenti su YouTube è tanto. Comprese anche gli spam magari. Mi defura nel modo più naturale. Plim plim. Quindi abbiamo costruito per te questo carro armato. Tipo uno su YouTube in, una, in uno dei gameplay arcade che ho fatto di Tekken, parliamo tipo un mese fa. Che mi scrisse: non dire parolacce, non chiamo la polizia! Nel carro armato. Che mi scrisse: il video era di 15 minuti. Era Iaci, mi sembra, l'arcade. Questo mi ha scritto nei commenti: ma come 15 minuti? Io ce ne metto 2 e mezza. Mi prenderò per il culo pure nei commenti. Lo puoi comandare come un vero carro armato. Per andare in avanti, spingi verso l'alto entrambe le levette analogiche. Allo stesso che cazzo modo, quanto spingi ci metti te? Entrambe le levette analogiche verso il basso per andare in retromarcia. Se spingi verso il basso una sola levetta analogica, il carro armato sterzerà in quella direzione. Premi il tasto L3 per azionare la mitragliatrice e il tasto R3 per sparare con il cannone. Ah, dei mega porci. Nelle tank. Capisco di vedermi delle scimmie, però. Ok, qua non c'era niente. C'era un altro porco, aspetta, un altro porco. Ah, ele per elefante, è vero, c'è su niente. Ma anche il gatto delle nevi? A me sembra più un coniglio delle nevi che un gatto. Che no, procediamo. Ah, e le tank. Mio Dio, non l'avevo capita. Pardon. È geniale. La battuta è geniale. Queste cose sono geniali. A proposito, come sono andate le favole? C'è stata quella di Monkey Taro che gli hanno fregato il malloppo e basta. Ne ho iniziato una nuova adesso con Pippocino, ma siamo all'inizio. Vabbè, c'è roba là dietro. Thank you.
Ah, si procede, aspetta. C'è qualcosa da qua? No, sembrerebbe di no. Oh no, la ricordo. Perfetto, si va. Douglas odia il traffico. Lo capisco. Ali, balle e punge. Balle e punge. Come una scimmia. Palla. Non so se è una traduzione sbagliata. Allora c'ho. Aspetta. Aspetta, trovi quella dei due vecchi. Ok. Prese tutte. Tutte quelle che servivano. Ne mancano. Vabbè, un po' perché, insomma. Non me le fa prendere tutte e tutte la prima volta. Questo è l'atteggiamento giusto. Cosa ci resta ora? Oh, quante monetine, aspetta. Dove potrebbe essere quel dannato laser letargia? Ok, prendiamo un sacco di roba. Ora scimmiesca. Tipo Cino, parte 3. Pipocino era un piccolo, ma la sua reputazione è ben meritata. Appena la principessa vide Pipocino scendere dalla barca, lo supplicò di aiutarla. La scimmia gigante, disgustata dalla popolarità di un tale microbo, tentò di schiacciarlo con un piede. Ma non era così facile sconfiggere il coraggioso Pipocino. Schivò agilmente l'attacco e poi si arrampicò su per la zampa della scimmia. Però finiamo così. Non finiamo mai. Foto segreta. Concerto di debutto. Sei scimmia come me. Pipocino si tuffò nei pantaloncini della scimmia e punse e punse. Lo punse sul davanti e lo punse dietro. Sul davanti. E lo punse dietro. Oh mio Dio. Leggi come piccolo Pipo è ancora più strana. Sì. La scimmia gigante soffriva terribilmente e si tolse i pantaloncini e corse via velocissima. La principessa, ora fuori pericolo, cercò all'interno dei pantaloncini del gigante e trovò Pipocino, oltre a un grande tesoro, un casco da scimmie che esaudiva i desideri. Cosa? Musica? Terra delle scimmie. Di ricerca. Oggi ho scoperto un fatto incredibile. Pare che le rondini a Rimao possono volare a 250 km orari. Wow, utile. Vedete solo dentro i pantaloni. Ed è un casco di banane. Poci. Madonna santa. Ah, pure i filmati. Scimmia imparata. Oh, blu, sono pure i filmati, si sblocca. E avanti. Quando la principessa scosse il casco, il piccolo Pipocino crebbe. La principessa scosso il piccolo Pipo è diventato un grande Pipo. Quando la principessa vide le vere dimensioni del coraggioso Pipocino, capì perché era così forte. Perché Pipocino in realtà era un Pipo Mac. E così Pipocino sollevò la principessa e se la mise sulla testa. Non è possibile. Dai! E partiremo per sconfiggere il male intero sconosciuto. Ma dai!
Beato a Spectre. Persino l'esaltato re delle scimmie può trovarsi in difficoltà. Più si è grandi, più è dura la caduta. Paura. Paura scimmia scanova. Vedi perché la ricordavo. Che cazzo. La scimmia saggia parte 1. Molto tempo fa c'era una scimmia di nome Okyu che viveva in un tempio. Un giorno Okyu stava facendo cose da scimmia nella foresta. Quando il capo... può essere qualsiasi cosa. Anche qualcosa di assurdo. Quando il capo monaco lo sorprese, il capo monaco si servì di ciò per far unire al tempio, ma in realtà Okyu aveva un incredibile intelletto, appunto che persino lo shogun in persona aveva notato la sua pronta mente. Monkey football, ok. Capitano leggendario, Capitan Harlock, tutt'un. Mi ha ridato le monete che ho usato. Appunto di ricerca. Pare che con un magnete abbastanza potente si possa attirare una banconota da 50 sterline. Wow. Scimmia rosa, che poi si scazza. Sei scimmia come me. Moto segreta. Qualcuno interessa una sauna. Tavola. A essere sincero, a lui non importava un piffero di quello che gli altri pensavano del suo intelletto, e sarebbe più giusto definirlo un perdigiorno che una scimmia saggia. In ogni caso, un giorno fu convocato al castello dello Shogun, dallo Shogun, come si diceva sempre. Non ebbe desiderato altro che restare a casa a girarsi i pollici, ma perché si trattava dello Shogun, si sentì obbligato ad andare. Ci sono anche parti di storia che non dicono proprio niente. Ma quello con magnete deve essere forte. Quando raggiunse il ponte che portava al castello, vide un cartello con la scritta: questo ponte non deve essere attraversato. Sembrava che lo Shogun lo avesse convocato per una battaglia di intelletti. Ma come avrete indovinato, a occhio non importava queste questioni, e senza pensarci un attimo semplicemente attraversò a nuoto il fossato. Non sapeva che cosa avesse in mente lo Shogun. Suggerimenti. Ci sono quattro diversi telai di auto RC da raccogliere. Per le scimmie è più difficile individuare il telaio sushi. E 4. Occhio arrivò al castello dove lo Shogun in piedi davanti un paravento dipinto lo attendeva. Lo Shogun gli disse che ogni notte la tigre dipinta sul paravento saltava fuori dal disegno e terrorizzava gli abitanti del castello. Sperava che Occhio potesse pensare a una soluzione. Anche se lo tenne per sé, Occhio si chiese se il vecchio Shogun non avesse perso una rotella. Selezione di opera. Ambiente livello 8. Foto segreta. Tratto 10 è avanzato. Okay. Mi salvare. Quanto per cento siamo? Codice scimpanzé. Questa missione me la ricordo. È una delle ultime. Luigi Specter. Non ci credo. Non mi ricordo precisamente, ma non ci credo. Mi ricordo che deve avvenire un'altra cosa e forse avviene qui. Uno dei miei preferiti. Lo ricordo molto sto livello un po'. È figo figo. Spectre. Questa deve essere la postazione della base delle scimmie. Sì,
Spectre è sicuramente lì dentro, da qualche parte. Ma non è uno stupido. Puoi star sicuro che ha molte sorprese in serbo per te. Devi stare sempre in guardia. Ok, farò attenzione. Maggiore, disastro. E biche. Adoro sparare con la mia pistola G. Solo il maggiore mi becca, l'altro no. Tanjobi. Sarebbe bello vincere, certo. Allora, mi converrebbe... Stavo esattamente per dire, mi converrebbe non farmi notare. Ma hanno... sentono molto lontano. Procedo di nuovo con la ronda? Sì. Sì, però sono troppo lontano, non so, ce la faccio. Anche uno l'ho preso, me. Perfetto. Come hanno fatto le scimmie a costruire non solo un laser, un'intera base militare? È perché Spectre è fortissimo. Sa tutto Spectre, sì, impressionante. Col suo grande intelletto ci fa fare tutto. E poi dei caschi, tutto il potere. Cole, amo viaggiare in aereo. Questo corre, questo è blu, quindi questo corre. Kiki è il compagno di Mimi. Vabbè. Mimi, il suo sogno era far parte della squadra UFO. E invece. Qui? No, qui niente. Il codice per i soldi infiniti. E vabbè, ma mi ha rubato tutto. Perché devono conquistare il mondo. I soldi servono. È fortissimo Spectre. Troppo incredibile, impressionante. Tu non capisci la lore di Escape. Che non volano tanto in alto queste qua, non è come nel primo. Ce ne sono altre? Sì, qua dentro. Ma l'intelligenza comunque fa fare soldi. Certo, è un modo di dire magari che sono scemo, io non lo so. Ho capito come funzionano queste, butto su sempre. C'è qualcos'altro? Non sembrerebbe di no. Se non ricordo male, quella cosa è qui. Bradipo, un giorno scenderò. Easton, ti farò volare via dal mio pianeta. Aspetta, c'è una cosa adesso. Ah, vabbè. Se no sarà da un altro punto.
Freddy scende dagli alberi solo una volta alla settimana per andare in bagno. Vero. Sarò sempre appesi, perché non si vogliono muovere. Sono troppo lenti. E in un modo o nell'altro si mimetizzano pure stando là. Stando sugli alberi. Capolar maggiore in attesa di punizione. Ho visto qualcosa da... come si chiama? Il video dei bratipi da roba scura X. Mamma mia. Questo c'è la pistola dell'amore. Visto anche altra roba per lo scuro X. Ogni tanto lo seguo, è bello bello. Devo continuare su YouTube la postura extra che stava facendo su... sulle zanzare che purtroppo sembrano essere utili per l'ecosistema. C'è nient'altro? Ok, quindi me ne devo andare. È vero, è una scusa che la CIA ha inventato per evitare che gli alieni ci annientassero. E purtroppo le zanzare sono le zanzare. Te devi far stare bene. Tanche, in generale, disordine. Quindi credi alla CIA? Che esista, sì. La CIA, però. E purtroppo anche le zanzare. Il pulitore ha richiesto i miei servizi, ma si prende... ma si scanna a vicenda. Molto... cioè, non so come ha fatto Spectre, che sono tutti scemi a parte lui, però, a quanto pare. Dove stavo, no? Qualcosa qua? No. Era solo il cacchio di specchio da donare intelligenza, tutti gli altri sono finti? No, quello no. Finti no. Però sai com'è? Che Spectre è dotato. La differenza è che Spectre è dotato. È tutta lore. Ok,
cazzo stanno le scimmie, le due scimmie sceme che stanno scannando? Di qua. Da quello qua. Poi ci non fa niente lì, però per me che ha mai fatto neanche. Oh, eccone qua. Ok, ora il punto è. Che non ce la faccio in tempo. E devo prendere di sorpresa. Mamma mia! Non c'è problema. Non riusciamo a salirci. Bello, grande. Come l'hai fatta a mancare? Laura! Bel nome, Laura. Gael ama i fichi. Ok. Va bene. Io e le distanze. C'è solo quella? Ah no, c'è pure Matt, aspetta. Ciao Matt, sto di nuovo facendo straordinari. Grande Matt. Questo è lo spirito giusto. Io proprio le distanze. Cerco di morirci qua. Non stai calmo. Ce la fa prendere per bene. Seriamente? Rettina, no? Secondo te, peggio Ikaru che libera le scimmie o Nakajima? Devo che i demoni poi non sa mandarli via? Beh, i demoni mi sembrano più problematici, ecco, quindi direi i demoni. Credo che sia più Shamo Nakajima. Anche perché era proprio una motivazione stupida quella per... Da quello che ho capito era pure una motivazione stupida quella per evocarli. Sono idiota! Oddio, mi ha salvato. Oddio, ha fatto qualcosa di utile di voce. Wow.
Poi ho, non so bene la storia dei libri che tu hai letto e altro, però insomma, risponderei a dire che ne è Kajima. Quindi poi a volte ti do un biscotto extra se muori. Che culo, non era mai successo, Winor. Comunque mi ero dimenticato che l'obiettivo della missione non è prendere le scimmie, ma tra molte virgolette catturare Spectre. Quindi quello che sto prendendo è il caso del cuore. Comunque il 100% lo vogliamo fare, quindi. Aspetta, l'ha stato male dei bulli, non c'è nient'altro. Insomma, una motivazione abbastanza stupidotta per evocare dei demoni. Poi non sai come gestire. È il mondo... insomma... complimenti, un genio pure lui. Cioè, per dire, potrei dire che Ikaru perlomeno ha fatto un errore. Non l'ha fatto volutamente. Arnold, tornerò. Sandra, questa scimmia crede di essere il numero uno. E ora è molto lungo sto livello. What the fuck? Mi ha fottuto le monete, non me l'aspettavo. Eccolo là. Dai, cavolo, però come mi ha fregato le monete. Aspetta, però qua come si apre? Qui pure vedo dei passaggi che non sono convinto. Mi sa che non si passa semplicemente da qua. No, procediamo normalmente. Dai, comunque dai, non ti manca molto. Il punto è che questo dire non ti manca molto, lo stiamo dicendo da molto. Spero per te che il gioco non abbia altre brutte sorprese. Sì, mi sa che... non lo so, forse con le scimmie non lo posso fare adesso. La sorpresa me l'ha data prima di staccare, con una stanza a scacchiera. Con il passo mi si chiude la strada dietro. Oh, madonna santa. Keyball è il miglior professore finora. Com'è caduto? Com'è caduto? Che prende andavo in queste cose?
non mi è partito il doppio salto. Ma che cazzo. Forse ho venuto troppo tardi, non lo so. Oh my god. Cosa qua? Oh, meno male. Questo non si apre, no. Ok, dobbiamo procedere di qua. Farò adesso un brevolare. Aspettiamo il prossimo. Però c'è anche da dire che nella gemma ne ha avvocato solo uno, il caro ha liberato un intero esercito. Ma scusa, tutti gli altri quindi come sono comparsi? Comunque mi sembra una roba molto Devilman questa cosa qua, eh. Stai scherzando? Che schivate allucinanti, non se ne è. Ci sono altri lì, ok. Come vi chiamate?
Sandra l'abbiamo già vista. Sylvester. Sì, però è voltata verso di me. Arnold e Sylvester. Nomi assolutamente casuali. Ma si è fatta male da sola. Vabbè, è sceso. Ah no, era di là. Questo è Boots. Sì, ma che non ti volti. Che non ti avvicini, io ti prendo al volo. Mamma mia! Oh, finalmente abbiamo fatto questo passaggio. Ecco, abbiamo capito come si ricollega la cosa. Nel secondo libro gli rubano il programma e lo usano per evocare un altro demone. Per vari motivi, per eliminare una Kajima apre sbaglio un portale per la dimensione demoniaco. Madonna santa. Un danno quest'uomo. Vai, prendi il biscottino. Oh, c'è un altro lì. Allora mi sa che siamo vicino al boss. Ma sai che forse ho preso tutte le scimmie. Forse ho preso tutte le scimmie. Non sono sicurissimo, eh. Mi ricordo. Queste sono. Non l'hai fatto? Mi mancava qualcuno? Ok. Ma che diavolo ci sta succedendo? Me la ricordo questa parte. La scimmia gialla. È andato a mangiarci così tante banane che. Scimmia gialla! Ma che cosa credi di fare? Sei ammattito! Ancora banane. Allora spiace. Spintone! Un'overdose di banane vitazzi l'ha scatenato! Dannazione! Non possiamo fare altro che ritirarci per ora! Piaci con ragazzo! Un'overdose di banane? La trocca delle banane? Mamma mia. Muore di fame. Grande. Partiamo benissimo. Ah,
Ah, gli devi spaccare i denti, mi ricordo. Fammi togliere il coso e mettere altro eventualmente. Indovina da che ha preso ispirazione God of War, ovviamente. Tutti a copiare Epescape. Sono stronzo io e non ho capito come evitare questa mossa. Mica quanta vita. C'è più vita. Stavo per spostare. Vabbè, dai. Concentration. Ah, ma sono stupido. Devo saltare, devo semplicemente saltare. Penso. È io che mi distrago. Due biscotti per niente. Mi depura nel modo più naturale. Plim plim. E là. Buonasera, buonasera. Sera. Bello questo remake di Attacco dei Giganti, assolutamente. E stiamo pure dicendo che God of War ha copiato le cose giganti, così apposta. Tutti che copiano Epescape, è incredibile. Sicuramente il mangaka di Attacco dei Giganti si è ispirato a questa boss fight, per dire. Devo farci assolutamente un manga a riguardo. Pure questo sono sfuggito un po' di mano. Non hai il naso? Vero. Anche se è l'unica a non avere il naso. Però sì. Non mi troppo niente perché sono quasi pieno. Non so perché staccandogli i denti marci si rimpicciolisce, però va bene lo stesso. Fatto ancora più piccoli come era prima. Ikaru, mi ricevi? Spectre si è diretto sulla Luna. La Luna? Dai. È lì la base di Spectre, capisci? Esattamente.
E senza dubbio si trova lì anche questo laser letargia. Spetta a te, Hikaru. Devi impedire che attivi quel laser. Allora, di che cosa state parlando? Specter! Non mi aspettavo proprio che battessi il vecchio giallo. Ma temo che sarà la tua ultima vittoria. Perché? Perché sto per giocare la mia carta vincente. Carta vincente? Vuoi dire il laser letargia? Bene, sembra che tu abbia fatto i compiti. Allora immagino che non ti ferirà sapere che quando questo coso sarà attivato contro la Terra, il genere umano perderà la volontà di resistere ai miei piani di dominio. Pazzesco. Non se posso impedirlo. A morte nera. Sì, più che altro avrò frainteso tutta la parte dei denti giganti. Qui i denti glieli devi togliere mentre lui ne ha aggiunti a centinaia. Il laserone. Maledizione, dobbiamo affrettarci. Maledizione. Sì. Questo è l'atteggiamento giusto. La scimmia catturata, cioè ne ho prese anche tantissime altre. Una marea ne ho prese. Sei stato incredibilmente bravo a sconfiggere quel nemico. Grazie mille. Penso che faremo qui e poi questa cosa del gacha ci lasceremo e la prossima volta concluderemo la storia principale e inizieremo il completismo. Avete detto di Specter? Accendi un fuoco contro vento e ti brucerai. In tutto ciò, dall'altra parte del mondo Snake uccideva Big Boss, perché ricordiamo che secondo il canone entrambi i giochi... Non so... qua, scusate. Alla fine dell'era? Che secondo il canon entrambi i giochi svolgono nello stesso universo. Assolutamente sì. Cavolo, devo prendere Metal Gear Solid 3 per PS2 e portarvi la modalità con le scimmie di Escape. Foto nemici. Bombardiere al cielo. Ho visto una cosa muoversi. Che cos'è? Era un ragnone tanto. Ho detto no, questo no. Allora, poi in quegli anni mi pare c'era pure Cicciolino e lo prendeva. No, mi dissocio. Paola scimmiesca. Naturalmente lo Shogun sperava di mettere a dura prova il famoso intelletto di Occhio, ma siccome Occhio non prova il minimo interesse per i giochi del genere, tirò fuori un accendino dai pantaloncini e diede fuoco al paravento. Il fuoco raggiunse dimensioni notevoli provocando un certo panico. Mentre Shiva, Occhio sostò la tesoreria del castello e prese tutto ciò che poteva portare con sé, secondo me sì, così un gradevole funzionamento. Grande, grande, grande morale. Vedo che non devo dormire. Metto. Tutte le porte sono saldamente chiuse. Il reato è avvenuto in una stanza chiusa ermeticamente, ok. Cosa? Stavi dormendo? Madonna. Colore scimmia. Abbiamo tutti questi collezionabili e ci lasciamo.
Ma è troppo figo questi caro, mai nella vita è così. Questo qua di ambiente livello 1, ma cioè si riferisce a concept che non hanno mai fatto alla fine, o quasi per niente. Metto Inspector. Ascolta tutte le opinioni e sarà illuminato. Ascolta solo un'opinione e sarai nell'oscurità. Questo è un buon consiglio in generale. Ma questo ha senso. Hai vinto. La favola, andiamo. Monkey Taro 2 c'è pure, oh madò. Molto tempo fa vivevo una vecchia coppia di scimmie. Visto semplicemente per molti anni, ma erano molto tristi perché non avevano figli. Un giorno il vecchio scimmiotto andò sui monti a raccogliere banane e la vecchia signora scimmia andò a fiume a lavare i pantaloncini. Non saprei magari l'atmosfera che volevano dare al livello, considera che quello che hai visto c'era spalle. Sì, ma infatti, boh! Porto dei nemici, Medusa A. Un altro tipo di pipoci, va bene. Vediamo un po'. Vabbè, ok. Andiamo avanti. La vecchia signora scimmia iniziò a fare il bucato nel fiume, ma fu molto sorpresa quando vide una banana gigante che veniva verso di lei sull'acqua. Ma lei non aveva fame e quindi non le badò. Due giorni dopo fu trovata una scimmietta decomposta che galleggiava vicino alla riva un po' più verso là. Ma che cazzo? Ah, come la battesi. Cosa segreta? Santo cielo. Ok. Salviamo e veniamo a quanta percentuale sono arrivate. Poi dice 53, ora salviamo e vediamo. Oh, 200 scimmie preso.